No, proprio non voleva morire, non voleva. Perché ripetergli continuamente, come facevano la madre del reverendo Macmillan, di dissolvere tutti i suoi affanni nella misericordia divina e di pensare solo a Dio, quando ora era tutto finito? Eppure il reverendo Macmillan insisteva che solo in Cristo nella vita futura c'è la vera pace. Oh sì, ma comunque il governatore non avrebbe potuto dire. Non avrebbe potuto dire che lui non era colpevole, o almeno non del tutto, se solo in quel momento l'avesse pensato. Allora il governatore avrebbe potuto commutare la sentenza in ergastolo, non è vero? Perché lui aveva chiesto alla madre cosa avesse detto il reverendo Macmillan al governatore, ma senza dirle che gli aveva confessato tutto, e lei aveva risposto che lui gli aveva detto quanto si fosse sinceramente pentito davanti al Signore, ma che lui non fosse colpevole. E a Clyde sembrava così strano che il reverendo Macmillan, in coscienza, non avesse osato fare di più per lui. Che tristezza, che disperazione. Nessuno avrebbe mai compreso o gli avrebbe mai dato credito per i suoi appetiti umani. Forse anche troppo umani e sbagliati, ma di cui tanti altri erano vittime insieme a lui. E quel che era peggio era che la signora Griffith, visto quello che il reverendo Macmillan aveva detto, o si era astenuta dal dire in risposta all'ultima domanda del governatore Waltman, e sebbene in seguito, in risposta alla sua domanda diretta, avesse ripetuto le affermazioni di sempre, era stata folgorata dal pensiero che forse, dopo tutto, Clyde era colpevole, come aveva temuto in un primo momento. E per questo motivo a un certo punto gli chiese, Clyde, se c'è qualcosa che non hai confessato, devi farlo prima di andartene. Ho confessato tutto a Dio e a Macmillan, mamma, non basta? No, Clyde, hai detto al mondo che sei innocente, ma se non lo sai lo devi dire. Ma se la mia coscienza mi dice che sono nel giusto, non basta? No. Se Dio dice altrimenti, Clyde, rispose la signora Griffiths nervosamente, provando dentro di sé un grande tormento spirituale. Ma lui, per quella volta, decise di non dire nulla. Come poteva discutere con la madre o con il mondo le strane sfumature che durante la confessione e nei successivi incontri con il reverendo Macmillan non era riuscito a risolvere? Non era possibile. E per quel rifiuto del figlio di confidare in lei, la signora Griffiths provò un tormento non solo spirituale, ma anche umano. Il suo ragazzo, così prossimo alla morte, deciso a non dirle quello che sembrava avere già detto al reverendo Macmillan, Dio non avrebbe mai smesso di metterla alla prova. Eppure, visto quel che Macmillan aveva già detto, cioè che considerava Clyde, quali che fossero i suoi peccati, pentito e puro di fronte al Signore, un giovane davvero pronto a incontrare il proprio creatore, fu propenso a darsi pace. Il Signore era grande e misterioso. In lui c'era la pace. Cos'erano la morte e la vita per uno che avesse il cuore e la mente in pace con lui? Non erano nulla. Pochi anni, quanto pochi, e lei e Asa, e dopo di loro i suoi fratelli e le sue sorelle lo avrebbero raggiunto e tutte le sue presenti disgrazie sarebbero state dimenticate. Ma senza la pace del Signore, la piena e gioiosa consapevolezza della sua presenza, del suo amore, delle sue cure, della sua misericordia. A momenti la sua esaltazione spirituale la rendeva tremebonda e a Clyde non sembrava più del tutto normale. Ma dalle sue preghiere e dalla sua angoscia per il suo benessere spirituale poteva comprendere quanto poco avesse mai realmente compreso i suoi veri stati d'animo e le sue aspirazioni. Lì a Kansas City aveva desiderato tanto e aveva avuto così poco. Cose, nient'altro che cose, che gli erano sembrate così importanti. E aveva tanto sofferto per essere portato in giro per le strade in quel modo, davanti a tutti gli altri ragazzi e ragazze, molti dei quali possedevano le cose che lui tanto desiderava, quando lui sarebbe stato felice di essere in qualsiasi altro posto al mondo, diverso da quello, dalla strada. La vita della missione, che alla madre sembrava meravigliosa e a lui tremenda. Ma era sbagliato a sentirsi così. Lo era stato e il Signore se ne sarebbe adirato. E forse la madre aveva ragione in quello che pensava di lui. Certo, si sarebbe trovato meglio se avesse seguito il suo consiglio. Ma quanto era strano che perfino allora, in quelle ultime ore,
quando più di ogni altra cosa aveva un estremo bisogno di compassione, e più ancora che di compassione di una vera, profonda comprensione, perfino allora, per quanto lo amasse, provasse compassione per lui e cercasse di aiutarlo con tutta la sua forza, con il suo rigore e la sua abnegazione, Clyde non potesse rivolgersi a lei, alla propria madre, e dirle come fossero andate le cose. Era come se ci fosse un muro insormontabile o una barriera impenetrabile tra loro, eretta dalla mancanza di comprensione, perché era di quello che si trattava. Lei non avrebbe mai compreso la sua bramosia per il lusso e per gli agi, per la bellezza e l'amore, quel particolare tipo di amore che per lui si accompagnava all'ostentazione, al piacere, alla ricchezza, alla posizione sociale, alle sue sfrenate e immutabili aspirazioni e desideri. Non poteva comprendere queste cose. Per lei queste cose avrebbero significato peccato, malvagità, egoismo. E i passi fatali compiuti per Roberta e Sondra avrebbero significato per lei adulterio, lascivia, addirittura omicidio. E si sarebbe aspettata e si aspettava che lui fosse terribilmente addolorato e assolutamente pentito quando, persino e nonostante tutto quello che aveva detto a lei, al reverendo Macmillan, lui non riusciva ad esserlo. Non del tutto, per quanto grande fosse il suo desiderio di trovare rifugio in Dio, ma ancor meglio, se solo fosse stato possibile, nella comprensione e nell'affetto della madre. Se solo fosse stato possibile. Signore, era tutto così terribile. Era così solo in quegli ultimi giorni, in quelle poche fuggevoli ore, il rapido trascorrere dei giorni, con la madre, il reverendo Macmillan al suo fianco, ma nessuno dei due in grado di comprendere. Ma al di là di questo, la cosa peggiore era essere rinchiuso là dentro e che non l'avrebbero fatto uscire. Esisteva un sistema, un orribile sistema meccanizzato, come da tempo era arrivato a considerarlo. Era di ferro, si muoveva automaticamente come una macchina, senza l'aiuto o il cuore dell'uomo. Quelle guardie, con le loro lettere, le loro domande, le loro parole, cortesi ma vuote, accorrevano per dei piccoli favori o per portare gli uomini avanti e indietro dal cortile o dal bagno. Anche loro erano di ferro, automi che continuavano a spingere e a costringere la gente entro quelle mura, pronti a uccidere in caso di ribellione, quanto lo erano a fare un favore, ma sempre continuando a spingere, 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 sempre verso quella porticina là, dalla quale non c'era via di uscita, nessuna via di uscita, ancora e ancora, fino a che non ci avrebbero spinto dentro che lui, per non tornare mai più. Mai più. Ogni volta che ci pensava si alzava e misurava il pavimento con i suoi passi. Poi di solito riprendeva il gioco a incastri della propria colpevolezza. Cercava di pensare a Roberta e al male che le aveva fatto, o di leggere la Bibbia. E, premendo la faccia contro la branda, continuava a ripetersi: Signore, dammi la pace, Signore, dammi la pace, Signore, dammi la forza di resistere a ogni pensiero malvagio che non dovrei avere. So di non essere completamente puro, oh no, lo so di aver tramato il male. Sì, lo so, lo confesso. Ma devo davvero morire, ora? Non c'è scampo? Non mi aiuterai? Non ti rivelerai a me, come dice mia madre? Farai sì che il governatore all'ultimo momento cambi la sentenza in ergastolo. Farai sì che il reverendo Macmillan cambi idea e vada da lui e con lui anche mia madre. Allontanerò ogni pensiero di peccato. Sarò diverso, sì, sarò diverso se solo mi risparmierai. Non lasciarmi morire ora. Non così presto. No, pregherò, sì, pregherò. Dammi la forza di capire e di credere e di pregare. Oh, ti prego. Era così che Clyde pensava e pregava in quei brevi orribili giorni della sua ultima ora, dopo il ritorno della madre e del reverendo Macmillan dall'incontro decisivo con il governatore. Ma infine, in una sorta di terrore psichico evocato dai propri dubbi sul significato dell'aldilà, dalla certezza della morte, dalla fede e dall'affetto della madre del reverendo Macmillan che andava da lui ogni giorno con le sue interpretazioni della misericordia divina, le sue esortazioni sulla necessità di una fede assoluta e di un abbandono ad essa. Clyde arrivò a credere non solo che doveva avere fede, ma che lui l'aveva, così come la pace, perfetta e incrollabile. In questo stato, dietro richiesta del reverendo Macmillan e della madre,
Compose infine con l'aiuto personale e la supervisione di Macmillan, che in sua presenza e con il suo consenso cambiò alcune frasi, un messaggio al mondo, e in particolare ai giovani della sua età, che suonava così. Nell'ombra della valle della morte è mio desiderio fare di tutto per allontanare qualsiasi dubbio che io non abbia incontrato Gesù Cristo, Salvatore e infallibile amico. Il mio unico rimpianto in questo momento è di non avergli dato il primo posto nella mia vita, quando avevo la possibilità di lavorare per lui. Se solo potessi dire qualcosa che porti a lui i giovani, lo considererei il più grande privilegio mai concessomi. Ma tutto quel che posso dire ora è: so in chi ho creduto e sono sicuro che egli potrà conservare ciò che gli ho affidato in questo giorno. Citazione che Macmillan gli aveva reso familiare. Se solo i giovani di questo paese potessero conoscere la gioia e il piacere di una vita cristiana, so che farebbero quanto è in loro potere per diventare ardenti e attivi cristiani e si sforzerebbero di vivere come Cristo vorrebbe che vivessero. Non c'è nulla che io non abbia fatto e che mi impedisca di affrontare il mio Dio con la consapevolezza che i miei peccati siano stati perdonati, perché sono stato sincero e franco nei miei colloqui con la mia guida spirituale e Dio sa da che parte sto. Il mio compito è finito, la battaglia è vinta. Clyde Griffiths. Scritto questo messaggio, una dichiarazione talmente in contrasto con l'animo ribelle che lo aveva caratterizzato un tempo, che lui stesso ora ne fu non poco colpito, lo consegnò a Macmillan, il quale, rincuorato da quel trionfo, esclamò: «E la battaglia hai vinta, Clyde. Questo stesso giorno sarai con me in paradiso. Hai la sua parola. La tua anima e il tuo corpo gli appartengono. Sia lodato in eterno il nome suo». E poi era tanto emozionato da quel suo trionfo che prese le mani di Clyde tra le proprie e le baciò e lo strinse tra le braccia. Figlio mio, nel quale mi sono compiaciuto, in te Dio ha davvero manifestato la sua verità, la sua forza salvifica. Lo vedo. Il tuo messaggio al mondo è in realtà la sua voce che parla al mondo. E poi si mise il foglio in tasca, con l'intesa che sarebbe stato reso noto dopo la morte di Clyde, non prima. Tuttavia, Clyde, una volta scritto quel messaggio, aveva ancora momenti di dubbio. Era davvero salvo, mancava così poco tempo. Poteva confidare in Dio con quell'assoluta sicurezza da cui aveva dichiarato di essere caratterizzato. Poteva. La vita era così strana. Il futuro così oscuro. C'era davvero una vita dopo la morte. Un Dio che lo avrebbe accolto come il reverendo e la sua madre insistevano. C'era davvero. In tutto questo, 2 giorni prima che Clyde morisse e in un ultimo sfogo di panico, la signora Griffiths telefonò all'onorevole David Waltman. Può affermare davanti al suo Dio di non avere alcun dubbio sulla colpevolezza di Clyde? Per favore, mi risponda. Se non può, allora il suo sangue ricadrà sulla sua testa. La madre. E Robert Fessler, il segretario del governatore, telegrafò in risposta: il governatore Waltman non si ritiene autorizzato a interferire con la decisione della Corte d'Appello. Infine, l'ultimo giorno, l'ultima ora, il trasferimento di Clyde in una cella nel vecchio braccio della morte, dove, sbarbato e lavato, gli furono procurati un paio di calzoni neri, una camicia bianca senza colletto, che poi sarebbe stata sbottonata sul collo, delle scarpe nuove di feltro e delle calze grigie. Così vestito, gli fu di nuovo concesso di rivedere la madre, Macmillan, ai quali, dalle 6 della sera precedente il giorno della sua morte, fino alle 4 della mattina, fu concesso di rimanere al suo fianco per assicurarlo dell'amore e della misericordia di Dio. E poi, alle 4, comparve il direttore del carcere a dirgli che temeva che fosse ora che la signora Griffiths andasse via, lasciando Clyde alle cure di Macmillan. Le tristi esigenze della legge, spiegò. E poi l'ultimo addio di Clyde alla madre, prima del quale, nel silenzio e con il cuore penosamente stretto dal dolore, era riuscito a dire: «Mamma, devi credere che muoio rassegnato e sereno. Non sarà dura. Dio ha ascoltato le mie preghiere, mi ha dato forza e pace». Ma a se stesso diceva: «È proprio così?» E la signora Griffiths esclamò: figlio mio, lo so, anche io ho fede. So che il mio Redentore vive ed è con te. Sebbene moriamo, vivremo». Levò lo sguardo al cielo e sembrò come paralizzata, ma improvvisamente si girò verso Clyde e
e prendendolo tra le braccia e tenendolo a lungo stretto a sé mormorò: «Figlio mio, bambino mio!» E la voce le si spezzò e si spense in un rantolo e la sua forza sembrò infondersi nel figlio fino a che non sentì che se non fosse andata via sarebbe caduta. E allora si volse rapida e malferma verso il direttore che la stava aspettando per condurla ad Auburn da alcuni amici di Macmillan. E poi, nell'oscurità di quell'alba di mezzo inverno, il momento estremo. Arrivarono le guardie, dapprima per tagliargli la gamba destra dei pantaloni dove sarebbe stata applicata la piastra di metallo, e poi per tirare le tende davanti alle celle. È ora, temo. Coraggio, figlio mio. Era il reverendo Macmillan, ora accompagnato dal reverendo Gibson, che, nel vedere avvicinarsi i secondini, si rivolgeva a Clade. E Clade allora si alzò dalla branda sulla quale, a fianco del reverendo Macmillan, lo aveva ascoltato leggere Giovanni 14, 15, 16. Che il nostro cuore non sia turbato. Voi credete in Dio, credete anche in me. E poi gli ultimi passi, con il reverendo Macmillan alla sua destra e il reverendo Gibson a sinistra, e guardie davanti e dietro. Ma il reverendo Macmillan, invece delle preghiere abituali, esclamò: «Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, così che egli vi possa esaltare nel tempo dovuto. Ponete ogni vostro pensiero in lui, perché lui pensa a voi. Restate in pace. Sagge e dritte sono le vie del Signore, che ci ha chiamato alla sua gloria per mezzo di Gesù Cristo dopo che abbiamo sofferto. Io sono la vita, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per me». E diverse voci, mentre Clyde passava attraverso la prima porta per arrivare alla stanza della morte, gridarono: «Addio, Clyde!» E Clyde aveva ancora forza e pensieri sufficientemente terreni da rispondere: «Addio a tutti!» Ma la sua voce suonava così strana e debole, persino a lui stesso, così lontana, come se provenisse non da lui, ma da un altro essere che camminava al suo fianco. E i suoi piedi sembravano muoversi automaticamente, e lui era consapevole di quel familiare passo strascicato, mentre lo spingevano avanti verso quella porta. Ora era lì, ora la aprivano. Eccola, infine la sedia, che tante volte aveva visto nei suoi sogni, e verso la quale lo costringevano ad andare. Lo spingevano in quella stanza, verso quella sedia, sopra di essa, attraverso la porta che ora si apriva per riceverlo, ma che con la stessa rapidità si chiudeva su tutta la vita terrena che avesse mai conosciuto. Fu il reverendo Macmillan, che terreo ed esausto, un quarto d'ora più tardi e con passo un po' incerto, come uno che sia fisicamente molto stanco, oltrepassò desolato la fredda porta della prigione. Quel giorno d'inverno era così debole, spento, ancora così grigio, proprio come lui in quel momento. Morto, lui, Clyde, gli aveva camminato davanti con tanta agitazione, eppure con un'aria quasi fiduciosa, appena pochi minuti prima, e ora era morto. La legge. Prigioni come quella, uomini forti e malvagi, che presto si sarebbero fatti delle beffe nel luogo dove Clyde aveva pregato. Quella confessione. Aveva preso una decisione giusta? Nella saggezza di Dio, secondo la saggezza che Dio gli mostrava? Davvero. Gli occhi di Clyde. Lui stesso, il reverendo Macmillan, era quasi svenuto accanto a lui quando gli avevano sistemato sulla testa quel casco, quando l'interruttore era stato acceso e l'avevano dovuto accompagnare sconvolto e tremante fuori dalla stanza. Lui, nel quale Clyde aveva confidato. E lui aveva chiesto a Dio di dargli la forza. E ancora la chiedeva. Camminò lungo la strada silenziosa, ma fu obbligato a fermarsi e appoggiarsi ad un albero spoglio, nudo e desolato per l'inverno. Gli occhi di Clyde, con lo sguardo, mentre si era accasciato mollemente su quella terribile sedia, gli occhi che si fissavano nervosi e, a lui sembrava, invocanti e smarriti, su di lui e su quelli che gli stavano intorno. Aveva fatto bene la sua decisione davanti al governatore Waltman. Era stata davvero onesta, giusta, misericordiosa. Avrebbe dovuto dirgli che forse, c'erano quelle altre forze che lo avevano spinto. E ora la sua mente non avrebbe più avuto pace. Lo so che il Redentore vive e che sarò con lui in questo giorno. E camminò per ore prima di potersi presentare alla madre di Clyde, la quale in ginocchio a casa del reverendo Francis Gould e di sua moglie, membri dell'esercito della salvezza di Auburn,
Era rimasta a pregare dalle 4:30 per l'anima del figlio, che ancora cercava di immaginare tra le braccia del suo creatore. Lo so bene in chi ho creduto, diceva nella sua preghiera.